È l'anno dell'insediamento del nuovo presidente di Assocamp. Abbiamo avuto il piacere di conoscere Esther Bordino, ma tra presidente in carica e presidente onorario, che sintonia c'è al Salone del Campo? Ma c'è certamente grande sintonia, grande collaborazione. Io penso che si tratti di un rinnovamento nella continuità. Esther era già in consiglio, con lei abbiamo già lavorato a lungo insieme. Devo dire, stiamo ancora lavorando insieme, quindi sicuramente tutto ciò che è stato fatto verrà portato avanti e il rapporto che c'era prima sono convinto che verrà consolidato, quindi non ci sarà nulla se non di positivo. Pensa che i vostri associati sono contenti di quello che sta accadendo qui al Salone del Camper in questo delicato momento storico? Io credo di sì, li ho sentiti anche in questi giorni, in queste sere, è un continuo vederci. E c'è grande euforia, ma c'è grande euforia perché, ripeto, soltanto 3-4 mesi fa non sapevamo tanto se avremmo riaperto e soltanto se potevamo fare il salone. Siamo riusciti, e questo è l'altro segnale importante, nonostante i 2 mesi e mezzo di chiusura forzata, siamo comunque riusciti a finire l'anno commerciale sui numeri dell'anno scorso, senza grandi aumenti ma finendo. Questo vuol dire che c'è tanto tanto interesse al settore e quindi tutta la rete vendita è davvero contenta di come sta andando. Un'undicesima edizione del Salone del Camper, un po' in sordina, c'era tanta paura e preoccupazione, invece c'è stato un svolto diverso. Il punto di vista del presidente onorario di Assocamp, che può fare un bilancio sintetico del Salone del Camper. Il salone sta andando decisamente bene, c'è sicuramente meno affluenza dell'anno scorso, per questo è inevitabile. Però devo dire che c'è molta accortezza, i protocolli sono rispettati, noi stiamo lavorando tutti quanti molto bene, con molta tranquillità. I risultati sono arrivati e stanno arrivando, quello che è molto per noi importante è che ci siamo accorti che c'è tantissima gente nuova, gente giovane, gente nuova, gente che non è mai andata in camper e che con questa faccenda sta veramente scoprendo quello che il camper può offrire. Quindi siamo, ribadisco, sicuramente molto contenti di come sta andando e di quelli che saranno i risultati.